Benvenuti in un'altra recensione video. Quest'oggi, come abbiamo annunciato nel video precedente, abbiamo il famosissimo Danny B. A che si vede, a che non si vede. Quindi passiamo all'unboxing. La scatola è protetta da un blister. Frontalmente si presenta con un'ampia finestra da cui è possibile vedere un'anteprima della statuetta. In basso il logo del film in lingua originale, Fantastic Beasts. Sotto il logo del film il nome del personaggio, Demigis. Sotto ancora, diciamo in fondo, troviamo la dicitura creatura magica e il numero di serie, numero 4. Dal fianco destro, guardando il fronte della scatola, troviamo un'ampia finestra sempre per dare un'anteprima laterale della statuetta. In alto vediamo il logo del film in lingua originale. Al centro niente, così si può vedere l'anteprima della statuetta. In basso invece, in piccolo, il logo The Noble Collection, che è la produzione della statuetta. Sul retro troviamo invece un sipario per cui si apre una finestra grafica. In alto troviamo sempre il logo del film in lingua originale. Al centro, da un lato, la statuetta privata della sua teca protettiva. E alla sinistra di questa immagine sempre il piccolo logo The Noble Collection. Vicino all'immagine della statuetta c'è sempre il disclaimer che ricorda che la teca appunto può essere rimossa. Mentre in basso troviamo sempre il nome del personaggio ritratto, Demigis, e sotto ancora in lingua inglese che è una creatura magica e il numero di serie numero 4. Lato sinistro, guardando la scatola, è uguale al lato destro, precisamente, tale e quale. Il lato superiore della scatola invece offre una finestra che fa vedere la statua dall'alto. Nella parte superiore troviamo il logo The Noble Collection e sotto Noble Collection il nome del film in lingua originale. Nella parte inferiore della scatola troviamo dal lato sinistro un codice a barre e dal lato destro le seguenti indicazioni: che è un articolo per 14 anni o più, che è fabbricato in Cina, che il nome del film e i nomi dei personaggi sono tutti proprietà della Warner Bros. E della società di Rowling, che è l'autore dei libri. Come tutte le statuette di questa serie, una volta tolto il blister, troviamo la figure in una teca removibile, una figure che si può vedere da tre lati, quindi laterale, destro e sinistro e frontale. Ovviamente, neanche a precisarlo, la teca può essere rimossa e i freni anche questi rimossi, e la figure può stare benissimo esposta senza protezione. Classificato 4 livelli su 5 dal Ministero della Magia, il Demigis si incontra in Estremo Oriente, anche se solo con gran difficoltà, perché è in grado di rendersi invisibile quando minacciato e può essere visto solo da maghi abili nel catturarlo. Il Demigis è una bestia erbivora pacifica, simile nell'aspetto a un grosso scimmione, con grandi occhi neri e tristi, molto spesso gelati dal pelo. Tutto il corpo è ricoperto di pelo lungo, sottile, setoso e argenteo. Alle pelli di Demigis viene attribuito un gran valore perché il pelo può essere filato per fare mantelli dell'invisibilità. Quindi ragazzi, per finire, la figure è alta 13 cm, con la teca 17,5. Presa di teca ovviamente da terra di 7,5, e anche questa mi dispiace, è pure sua. Va bene, te le prendi tutti tu? Va bene? No, ok, non tutte, è più bello. Ragazzi, ripetiamo come nel video precedente che questa idea della teca è una figata, è molto stilosissima, protegge la figura, quindi la potete uscire dallo scatolo, non fate come quei collezionisti malati che lasciano la figura dentro lo scatolo, questa la potete uscire.
ci sta. Ha un'altra protezione in più, tra l'altro è, diciamo, molto visibile, come potete vedere, cioè si vede molto. Ma figura protetta dalla porta. Ah. Quindi ragazzi, passiamo ai saluti, ringraziamo sempre Daniele La Grassa di Resolution Shop, che ci concede sempre queste meravigliose figure, statue e altro. Ringraziamo sempre l'ospitalità dell'Antro dei Draghi, Antonio Salvo Show, e ringraziamo anche Ignazio del Trio Quadro. Ci vediamo alla prossima con Waffle. Alla prossima, ragazzuoli! Ciao!